si chiama My Life Project, la prima app italiana pensata per il sociale e dedicata ai minori ospitati nelle comunità educative. Uno strumento che permetterà ai ragazzi di avere sullo smartphone tutta la propria documentazione, le scadenze, gli impegni e il percorso individuale compiuto, dai corsi di formazione ai tirocini di lavoro. Un archivio a disposizione sempre in ogni luogo, anche una volta usciti dalle strutture di accoglienza. Perché il linguaggio multimediale è un linguaggio molto diretto ed è il più utilizzato da loro perché è un linguaggio che capiscono, comprendono, è un'area di comunicazione nella quale riescono a stare e quindi se viene pensato e creato da chi fa questo lavoro come uno spazio per loro e quindi pensato perché sia utile a loro, allora diventa uno strumento utile. Questa app però ha una doppia valenza, a favore dei giovani ma anche a favore degli operatori. Sì, perché permette agli operatori di far emergere un grosso lavoro che viene fatto tutti i giorni, insieme anche tutte le notti, devo dire, con i ragazzi. Il progetto, sviluppato da Cooperativa Sociale Etica, ente che si occupa di minori stranieri non accompagnati, è realizzato grazie al contributo della Regione Lazio attraverso il pacchetto Famiglia, è stato presentato presso la sede della Regione Lazio dall'assessore alle politiche sociali Rita Visini. È un bellissimo progetto che rientra in questi percorsi che noi abbiamo voluto avviare e attivare proprio per l'innovazione sociale. Sappiamo benissimo quanto le politiche sociali non siano ancora all'avanguardia oggi in questo paese, tantomeno nel Lazio che ha vissuto un periodo di depressione da questo punto di vista notevole. E quindi da quando siamo arrivati abbiamo voluto dare una svolta innanzitutto con una legge di riforma del welfare in generale, ci siamo arrivati con l'approvazione della legge 11 del 2016 e stiamo concludendo questo percorso con l'approvazione del piano sociale regionale che presenteremo in occasione degli stati generali nel prossimo 27 aprile, a cui appunto invitiamo tutti a partecipare. E l'innovazione è proprio diciamo così, la scommessa per ridare vita e dignità alle politiche sociali appunto anche in questa regione. Ma cosa ne pensano i diretti interessati? Abbiamo raccolto la testimonianza di un giovane curdo arrivato in Italia a soli 15 anni ed oggi collaboratore della comunità etica di Cassino. C'è il fatto che il ragazzo riesce, quindi il ragazzo diciamo, diviene più autonomo e responsabile. Sapere che lui, cioè il ragazzo potrebbe controllare le proprie documentazioni, i progetti di vita e così via. E questa cosa ovviamente li responsabilizza tantissimo, anche perché il ragazzo dopo 18 anni comunque dovrebbe iniziare a fare le cose da solo e gli anticipa riguardo certe attività. E penso che sia molto molto utile per il ragazzo e penso che sia anche integrazione.